ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sì. Sì. Io faccio pipì. Io posso fare il video, poi dopo ti do il regalo che ti ho comprato. Sì. Ok. Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video che è un video che mi chiedete sempre di fare. In realtà voi mi chiedete sempre sia su Instagram, su TikTok, di vedere la mia spesa, cosa compro, perché sapete che mangio sano, quindi vi farò vedere tante cosettine buone, insomma tutto in questo periodo, raga, per la prova costume, ma comunque tutto l'anno, alimentazione sana, lo sapete, e poi sgarretto nel fine settimana, e ormai lo sapete che io cerco comunque di tenermi in forma, senza privarmi di nulla, lo sapete, e vi piacciono i miei consigli alimentari, della spesa, però su IG vi mostro, spesso quando vado nei supermercati, porto con me, però verrebbero delle storie chilometriche, su TikTok anche lo faccio, là su TikTok faccio più mukbang, più ricette, però qua su YouTube è bello che possiamo chiacchierare, quindi mettetemi un bel pollice in su se vi piacciono questi video della spesa e ve ne faccio anche altri, e iniziamo subito con le cose fresche da frigo. Iniziamo subito col dire che ho dimenticato di comprare il tonno, che è una cosa che io mangio molto d'estate e che piace molto nelle insalate, con la pasta, col farro, col riso. Allora, mirtilli buonissimi, che io li amo come frutta, e poi ho preso anche come frutta in realtà le pesche e le banane che stanno qua, l'ho mangiata una per spuntino, anche le banane che contengono potassio, quindi ci vogliono d'estate. Le pesche anche le ho comprate, questi sono i pomodori, quelli grossi, vi faccio vedere così dopo li metto nel contenitore. Mi piacciono tantissimo questi qua, anche col tonno sono buonissimi, e poi i pomodorini. Io mangio tantissimi pomodori e pomodorini d'estate, ragazze. E le zucchine queste qua, già affettate perché faccio prima, le faccio anche marinate, ho pubblicato la ricetta su TikTok, venite a vederla, e comunque sono semplicissime da fare perché le zucchine si potrebbero mangiare anche crude. Poi ho comprato per la mattina, mi piace tantissimo di mettere la Philadelphia, la fetta biscottata con la marmellata alla fragola, ho dimenticato di comprarla, quindi guardate, questa sta finendo e questa è quella che utilizzo io. Tutto ok? Marmellata Hero Light senza zuccheri, questa è l'albicocca, mentre io utilizzo, cioè mi piace l'albicocca, mentre adesso volevo comprare quella alla fragola, ma ho dimenticato, e mi piace tantissimo fare la fetta biscottata con la Philadelphia Light e la marmellata, oppure pan carré integrale, quindi questa è una delle mie colazioni preferite. Poi bevo un bicchiere di latte, questo senza lattosio, perché lo digerisco meglio, oppure mangio lo yogurt, eccolo qua. Questo yogurt, raga, io ve lo consiglio, è buonissimo, ha 15 grammi di proteine ed è al cocco, c'è anche alla stracciatella, Alpro, buonissimo, raga, è veramente ottimo anche come merenda, come spuntino, top. Poi, altra cosa che mi piace tantissimo di mangiare d'estate sono i fiocchi di latte. Li prendo sempre di questa marca High Protein, penso sia la stessa. No, questo è Danone. Questo è Milk Pro, 100% senza OGM, basso contenuto di grassi, sempre senza lattosio, perché il lattosio non tanto lo digerisco, quindi preferisco, e sono buonissimi questi qua, da metterli nella pasta fredda, da mettere, spalmarli sul pane. Una cosa vi devo far vedere, ragazzi, una scoperta che anche su TikTok avete amato tantissimo, anche su Instagram, mi raccomando, voi seguitemi anche su Instagram e TikTok, dappertutto, sono questi paninetti, ragazzi, sono una scoperta fantastica. Considerate, io ce l'ho anche già aperto, aspettate perché l'ho fatto più corta, vi faccio vedere, sono praticamente così, cioè un paninetto integrale che contiene, che già aperto, vedete, già è composto da due metà, cioè proprio come un sandwich integrale, e ognuno di loro ha soltanto 115 calorie a panino, ottimo sia caldo sia freddo, e sono confezionati singolarmente, quindi non si fanno secchi, non si fa la muffa, nulla. Sono buoni sia così mangiati freddi, sia messi nella friggitrice ad aria. Delle calorie a me non importa, perché lo sapete, io non sono una che conta le calorie, però uno di questo pesa 40 grammi, quindi veramente veramente pochissimo, poi in base al proprio piano calorico, però
cioè se a pranzo magari volete andate di fretta, vi mangiate uno di questo con un po' di pesa tacchina, tacchino, bresaola, insalata, avete fatto, ma anche a colazione va benissimo. Quindi raga, io ve lo consiglio. Addirittura questo qua sopra c'ha anche i semini, non so se riuscite a vedere, ma è una bellissima scoperta. L'ho comprato al sole 365, però in particolare penso che ce l'abbiano un po' tutti. Poi questi che io adoro, i cetriolini che voi sapete che io adoro, da un po' di tempo non li sto comprando più perché ho avuto il dolore al dente, chi mi segue sui altri social lo sa, e quindi sono un po' duretti, croccanti, e praticamente sto in astinenza. Ho preso però la giardiniera, che a me piace tantissimo questa giardiniera, mi piacciono queste carotine croccanti, mamma mia, io l'adoro, anche messa vicino, proprio come contorno vicino al petto di pollo, oppure la salto in padella, no? Con un filo d'olio viene buonissima, oppure anche nella pasta, nell'insalata di riso, buonissima. Poi ho preso l'albume d'uovo, con cui, lo sapete, potete fare i pancake, potete fare i fiocchi di albume, anche una cosa che io mangio sempre. Poi la passata di pomodoro per Daniel, questa ci piace tanto, è vellutata e lui mangia sempre pasta al pomodoro, raga. Poi un po' di scatole, polpa di pomodoro, pomodorini, sempre italiani, e queste qua sono le lenticchie. Anche le lenticchie è una cosa che io vi consiglio. Ovviamente non è che, anche se io non sono vegana, no? Mangio pollo, mangio pesce, ecco qua non vedrete del pesce perché il pesce comunque ovviamente subito, o se lo compro surgelato subito lo metto nel congelatore, tipo merluzzo surgelato, queste cose qua. Se lo compro fresco faccio la spesa esclusivamente di pesce e compro salmone, pesce spada, orata, spigola, gamberoni, calamari. Tutto questo pesce qua fa benissimo, quindi lo dovete mangiare, ad alternare alla carne bianca, come al pollo, alle uova, ma anche ai legumi, che sono una fonte di proteine comunque vegane, e quindi fanno benissimo. Fare un pasto unico con pasta e lenticchie è ottimo. Io ci metto anche la sottiletta light, lo sapete, che non è più vegano alla fine come piatto, però... per chi non è vegano, provate pasta con le lenticchie con sottiletta light, buonissimo. E quindi per non mangiare, ecco, sempre carne, pollo, pesce, sempre proteine animali, ecco, quello è il senso. Quindi legumi sì, e un'altra cosa sì, il farro, raga, il farro buonissimo d'estate. Questo è già cotto, lo dovete soltanto sgocciolare e lo potete condire con i pomodorini, la fesa di tacchino a dadini, i fiocchi di latte, le olive, la feta, quello che volete, gamberetti, e vi fate veramente un piatto unico buonissimo. Poi pasta che non può mancare per noi integrale, questa biologica di Garofalo, per Daniel bianca. Ok, poi ho preso sempre come fonte, quella. A te quella va bene, sempre come fonte di carbs, riso venere, ragazze, per l'insalatone, e riso basmati. Mamma, dimmi amore. Regalo. Ti devo dare il regalo? Adesso finisco il video e ti do il regalo? Ok. E poi il riso basmati, che è uno dei miei riso preferiti, e io amo, raga, io amo l'insalata di riso. Un'altra cosa che amo sono queste qua. Io due cose amo d'estate: l'insalata di riso, che è freschissima, e la fresella, raga, questa qua. Amo, sta dal mio telefono. E la fresella, raga, col pomodoro, col tonno, mamma mia, che squisitezza, vi giuro. Io vivrei di fresella, frisa, che poi in ogni località, ditemi da voi come si chiama, da noi a Napoli a fresella, poi in Puglia la frisa, però è buonissima. Io ovviamente la prendo integrale, ormai io mangiando sempre integrale mi trovo benissimo così, quindi non trovo differenze. E anche la piadina, sempre integrale, questa qua senza grassi idrogenati, controllate che nella piadina ci sia solo olio d'oliva, quindi che non ci sia lo strutto, più che integrale o non integrale, l'importante è che non ci sia lo strutto, che comunque è molto dannoso.
e questa è la piadina. Un'altra cosa che mi piace tantissimo, spesso sapete come la faccio anche con l'hamburger oppure col petto di pollo, per cambiare, per non metterci sempre salumi. E alla fine vi ho dato anche varie alternative al pane. Io mangio anche il pane, sì amore, quasi, un attimo, io mangio anche il pane integrale, ecco, questo vi voglio dire, però preferisco per mia scelta, ecco, il farro, il riso, la fresellina, la piadina. Ma un'alternativa molto molto valida al pane, ragazze, è questo qua, il pane azimo. Se veramente vi volete sgonfiare un po', provate il pane azimo, perché il pane azimo, se guardate negli ingredienti, ha farina di frumento e acqua, quindi non ha lievito, non ha zuccheri aggiunti, non ha olio, non ha condimenti, ed è veramente veramente buono. Poi è croccante, io adoro tutte le cose croccanti, sapete io come lo mangio? Io lo mangio, lo potete mangiare anche così, è buonissimo. A me piace moltissimo riscaldato, un po' nel microonde, e poi condito con un filo d'olio e un po' di sale. Quando me lo mangio croccante, al sapore tipo di una focaccia, è molto molto buono. E poi guardate qua, questi che già li ho aperti e che ho fatto tipo uno spuntino, guardate che carini, la frutta secca divisa in noccioline, mandorle, anacardi, soprattutto gli anacardi ne ho mangiati tanti. Anche consigliata la frutta e frutta secca d'estate, che vi dà il carico di sali minerali e vitamine. Comunque questa era la mia spesa, adesso devo andare a dare il regalo al Daniel. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al mio canale e lasciatemi dei commentini, e vi aspetto anche su Instagram e su TikTok, va bene? E ci vediamo al prossimo video. Ciao dalla vostra Carlita, ciao.